Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. A distanza di 5 anni dal primo video in cui mi avevano regalato una business class, oggi non me l'hanno regalata, l'ho comprata io, però torniamo a Dubai e ho pensato, perché non rifare un bel video in cui proviamo la business di Emirates? Sto usando le cuffiette così almeno si sente strano, ma meglio. Sono già a bordo da una decina di minuti, ho già il mio champagne in mano. Siamo pronti. Oggi a Milano piove, come potete vedere dai finestrini, il tempo non è clemente, fa anche freddo. Faremo un bel tour della postazione, non è cambiato molto, però ci sono delle novità, ad esempio questo telecomandino che è touch, e l'ultima volta non mi ricordo se lo era. Funziona? Funziona? Esatto, in teoria è touch e puoi fare cose. Abbiamo qui anche il menu e andiamo a vedere cosa ci propone oggi lo chef, anche se non è uno chef, e la lista dei vini. Poi abbiamo le cuffiette, insomma, ora vediamo un attimino tutto il kit. Io mi sono già messo i calzini, levato le scarpe e sono pronto a godermi un film. Il volo di oggi parte alle 2 e qualcosa con un'ora di ritardo, però non dovrebbe essere troppo un problema. Non dormirò, o perlomeno non dovrei dormire perché sono le 2 del pomeriggio. E capiamo un attimino. Oh, sembra una cazzata, ma questa è la prima business che prendo senza occhiali. Niente, volevo dirlo, una cazzata, però. Così. Tra l'altro a questo giro non c'è nessuno accanto a me, quindi questa è un'ottima occasione per vedere il posto come è, senza alzarmi, senza fare casino, senza indispettire nessuno degli altri ospiti. Allora, come vedete lo spazio di esposizione è davvero tanto, penso sia una delle business migliori, quella di Emirates, ma non sono a dirlo io, diciamo sono le varie recensioni online. C'è un botto di spazio anche per gli oggetti personali, che c'è un tavolino accanto, lì ci sono tutti i tastini per spostare il sedile che ora proveremo, c'è lo slot per le bevande, altro spazio per oggetti personali, luce, tanto spazio anche ad esempio qui al lato, dopo essere partiti potrei mettere qui il mio borsone, spazio per le scarpe e ovviamente per stendere le gambe. Non parlare che al lato ci sono altri 2 compartimenti dove poter mettere altre cose, tipo ora ci ho messo le copertine, c'è il materasso se uno vuole dormire, davvero davvero c'è un botto di spazio, a differenza ad esempio della business di Lufthansa, che è stata orribile quella quando siamo andati in America, oppure anche quella di British Airlines, Madonna, non ne parliamo. Però qui davvero, cioè, è una business che sembra una first di tante altre compagnie. Mentre siamo in attesa di partire, guardiamo un attimino il sistema ICE, che è tipo Info Communication Entertainment, una roba del genere. Ci sono un botto di film, lo schermo è enorme, poi è tutto ben curato nei dettagli, quindi è proprio piacevole da ammirare. E poi davvero è grande. E ci sono 3 modi di controllarlo: o touch direttamente da qui, o con questo che si stacca ma in questo momento è bloccato, bisogna cliccare il bottone là sotto, oppure col telecomandino che c'è qui accanto alle prese e alla luce da lettura. E ci sono tutta una serie di film, tra cui Fat Man, ok? Vabbè, metà di questi, anzi, la maggior parte di questi non li conosco. Però va bene uguale, noi magari vediamo se ci sono tipo i classici o del genere. Piccolo annuncio, quando c'è l'annuncio si blocca tutto ovviamente. New Arabic, Emirati, Classic, ci sarà qualcosa tipo classici, incredibili, impressionanti, drama. Vabbè, ora vedo quale film guardare, però l'entertainment, diciamo, sui voli Emirates è tanta roba, soprattutto con questo schermo enorme. E non possiamo guardare l'intrattenimento senza le cuffie, che sono cuffie con riduzione del rumore. Eccole qua, sono davvero comode, non è la prima volta che le uso, sono le stesse credo di qualche anno fa, quando ho fatto l'ultima volta un video in business class Emirates. C'è l'attacco a 3 jack, che secondo me è anche un deterrente per non rubarle, perché giustamente non le puoi usare su computer o altre robe, oddio, perlomeno non credo. Però davvero comode, e ora appena partiamo le apro. Ci siamo quasi, stiamo per partire, stiamo acquisendo velocità. Poi devo dire che usare le cuffiette, per quanto la qualità non sia eccelsa, però perlomeno mi dà la possibilità di commentare, altrimenti si sente solo il rumore del motore, è un casino. Tanto questo è l'aereo a 2 piani, quindi chissà quanto pesa. Da notare che cos'è quella roba che esce dall'ala? Oddio. Vabbè, e faccio subito un piccolo pit stop in bagno perché
ne avevo bisogno. Guarda che bellino, c'è una bella rosa, ci sono dei profumi, uno si può bello profumare, in teoria ci sono anche tipo creme idratanti, no, forse quello solo in prima. Vabbè, comunque tutto bello curato, c'è anche un finestrino, uno metti caso mentre qui vuole guardare fuori. Ora in questo momento si vede solo l'ala, però insomma meglio di niente. E qua c'è uno specchio enorme. Top. Vabbè, mi do da fare. Giustamente Dubai di qua, Dubai di là. Dubai è famosa per tante cose. Una di queste sono le cripto. Ed è importante affidarsi alle persone giuste quando si parla di cripto. Per questo volevo ringraziare Young Platform per il supporto, perché questo video è realizzato in collaborazione con loro. Per chi non lo sapesse, ora ho l'auricolare qui vicino alla bocca perché dormono tutti, quindi voglio parlare piano. Per chi non lo sapesse, Young Platform è una piattaforma 100% italiana, regolamentata, che si appoggia solamente a banche italiane. Io ci collaboro da tantissimo tempo e mi ci trovo davvero bene, perché tutto il loro claim è quello di rendere accessibile e comprensibile il mondo delle cripto. Come lo fanno? Lo fanno in diversi modi. Il primo è Young Platform Step, con cui puoi fare i primi passi, scusate il gioco di parole, all'interno di questo mondo, grazie soprattutto alla sezione Academy, che è fighissimo perché è tipo una Wikipedia dove trovi tantissimi articoli, informazioni, contenuti e risorse che ti aiutano a comprendere meglio questo mondo delle cripto, dalle basi fino agli argomenti più complicati a seconda delle tue competenze. Su Young Platform Step puoi fare per l'appunto i primi passi nel mondo delle cripto tramite quiz, sfide, anche semplicemente camminando potrai convertire i tuoi passi nel token Young, che è il token di Young Platform, e in base a quanti token Young tu possiedi potrai far parte di diversi club. Si va dal bronzo fino al platino e ogni club ti dà dei vantaggi all'interno dell'ecosistema, vantaggi, airdrop, anche addirittura sconti sulle commissioni che possono arrivare fino al 100%. Per chi invece vuole muovere i primi passi già all'interno del mondo delle cripto, c'è Young Platform Exchange, in cui è possibile acquistare le vostre cripto preferite. Esiste anche una funzione bellissima, che è la funzione salva denaro, che permette di impostare un acquisto ricorrente ed è utilissimo per sopperire alla FOMO, agli slittamenti, diciamo all'andamento un po' di alti e bassi del mercato. E se invece siete già bravissimi e siete dei pro, c'è per l'appunto Young Platform Exchange Pro, dove potete fare tutte le analisi tecniche del caso per acquistare le vostre cripto. Insomma, vi consiglio di dare un'occhiata a questa piattaforma perché è completa, è gratuita ed è studiata per appellarsi a diversi tipi di utenti, dal più inesperto al più esperto. Vi lascio il link qua sotto in descrizione con la mia offerta personalizzata, tra l'altro, in cui potete avere un bonus fino a 25 euro su un primo deposito di 50. E in descrizione trovate anche il link per scaricare Young Platform Step. Analizziamo un attimino il menù. Cosa c'è di buono oggi? Allora, abbiamo i mocktails, che sono tipo cocktail però senza alcol, caffè e tè. Tra l'altro ti servono sia l'espresso alleluia che l'americano con ghiaccio. Tè vari infusi, va bene, succhi vari. E poi abbiamo i cocktail. Tra l'altro ho notato, qua lasciamo stare, poi nella wine list c'è qualcosa di interessante, però insomma dovrebbe essere tutto buono. Vabbè, birra, vino vario, aperitivi, scotch whisky, eccolo qua. Questo dovrebbe essere particolarmente buono, dopo mi sa che insieme al dessert o dopo il dessert lo proverò. C'è anche il cognac, però vabbè, a me non piace. Parole dallo chef non ci interessa, andiamo avanti. Abbiamo pranzo. Allora, io l'ultima volta ho provato il traditional Arabic Meze e sarò onesto, penso lo riprenderò perché mi ricordo che fosse buono e lo preferisco alla tartare di tonno, onestamente, o alla zuppa. Poi c'è manzo, pollo oppure l'opzione di pesce, che in realtà sono i gamberoni. Penso prenderò il pollo, onestamente. E poi dessert, vabbè, ci sono diverse cose, tartina con il caramello, Duna Well non so cosa sia, onestamente, frutta oppure formaggi, io credo prenderò i formaggi, e poi vabbè, anche cioccolati vari. Poi tra l'altro questo aereo, essendo due piani, c'è anche la lounge, e poi vabbè, c'è il menù in arabico. Per il vino, vabbè, c'è lo champagne che è un bov e a me piace molto, e poi ci sono due bianchi e due rossi. Sembrano tutti buoni, io non ne capisco molto, faccio finta, però questo in particolare mi sembra degno di nota, o perlomeno è quello che scelgo io. E vabbè, c'è anche un porto, però a noi non interessa. Non ho ancora scelto cosa guardare, anzi, così, ad occhio.
copertina gialla, Murder at Yellowstone City. Guarderò questo. Tra l'altro tutto il secondo piano è dedicato alla prima e alla business. Davvero figo. Allora, eccoci qua, è arrivato l'antipasto, che devo dire è sempre bello, però è meno ricco rispetto alla prima classe. Mi ricordo che c'erano tipo molta più roba. Comunque abbiamo insalatina di stagione, che spero sia buona, del pane arabo, poi le varie salsine tipiche, tra cui hummus, baba ganoush, questo non mi ricordo come si chiama, e quello invece dovrebbe essere carne dentro un involtino di una foglia, insomma, cotta al vapore. Abbiamo acqua, sale, pepe e del burro, perché lo dovrebbe arrivare anche nel pane. Buon appe. E dopo l'antipasto è arrivato il main dish, che è il pollo arrosto con fagiolini, purè, e quella a destra non so che cos'è, ma penso sia tipo una salsa, un pomodoro o qualcosa. E ho cambiato anche film, ho messo Harry Potter e il calice di fuoco, perché l'altro era un po' lentino, invece questo è un classico incredibile, davvero bello. Buon appetito di nuovo. E per concludere ho preso il formaggio, anche se un botto ho chiesto se era tanto, mi ha detto no, non è tanto, alla faccia, e del whisky. Giusto così, per continuare a vedere Harry Potter. E una volta finito questo pasto, penso che reclinerò il mio sedile e proverò a dormire un po', anche perché tutti stanno chiudendo le finestre e mi sta venendo un po' sonno, onestamente. Siamo arrivati a Dubai, mancano circa 20 minuti e volevo farvi vedere una cosa fighissima. Stiamo scendendo e si vede la differenza di temperatura. Più andiamo verso il basso, più diventa caldo. A Dubai ci sono tipo 30 gradi ed è mezzanotte. E un secondo fa c'erano meno 8 gradi. Ora invece siamo già a 5, un secondo fa era a 4, e più scendiamo più ci avvicineremo ai 30 gradi. Ho anche dormito un po'. Quindi, alla grande, nulla da eccepire, sempre fantastica la business class di Emirates. Ora, c'è una cosa che mi mancherà assolutamente della first class, cioè il fatto che quando scendi dall'aereo ti vengono a prendere con il macchinino, ti portano alla security e tu sei fuori dall'aeroporto con le valigie in una cosa tipo 3 minuti. In business ci metti comunque di meno, perché sei il primo a scendere dall'aereo, però tipo quando sei in economy invece ce ne metti magari, ci metti mezz'ora, 40 minuti, fare i controlli, controllo passaporto, prendere la valigia, dogane eventuali, un casino. Con la first class ci ho messo 3 minuti, da quando sono sceso dall'aereo a quando sono uscito dall'aeroporto. Finissimo. E ora siamo a 7 gradi. 8, scusate. Fuori ci sono 24 gradi e noi siamo arrivati a Dubai. Ma che bella la skyline. Ma incredibile, ogni volta che torno a Dubai ci sono tipo 8000 grattacieli in più. Che bello.